Resident 2, trama, terza puntata. Jasper perde la vita. Nella terza puntata della seconda stagione di The Resident, i medici devono fare i conti con una dura sconfitta. Allo stesso tempo, ci sono molte difficoltà per Nick. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The Resident 2, dove eravamo rimasti? In ospedale un nuovo paziente ha gravi problemi legati al suo pacemaker. La marca di quest'ultimo è Quo Vadis, di cui Julian è rappresentante. Il dottor Austin, interpellato dal dottor Bell, fa sapere che non userà quei dispositivi durante i suoi interventi, poiché non li ritiene validi. Julian e Devon ballano insieme e stanno quasi per baciarsi. Il dottor Parrish deve sposarsi presto con Priya, ma prova grande attrazione per la ragazza. Intanto, durante un raduno rock, avviene un'esplosione che ferisce Josh gravemente. Conrad si occupa del caso e, quando la situazione degenera causa di un coagulo cerebrale, il dottor Hawkins lo opera sul posto. Il paziente però resta paralizzato e fa causa a Conrad. Marshall, papà del medico, paga Josh per far sì che ritiri la denuncia e chieda scusa al figlio. The Resident 2, trama, terza puntata, ultima festa per Jasper. Il dottor Bell prende accordi con l'Aqua Vadis e, malgrado i possibili malfunzionamenti dei loro dispositivi, li userà sempre in ospedale. Questo sfrutta grandi guadagni a Randolph, ma il dottor Austin e la dottoressa Voss non sono d'accordo. Intanto in ospedale arrivano due bambini, di cui si occupano Conrad e Nick. Uno di questi, Jasper, ha degli strani sintomi e Conrad, dopo aver fatto delle indagini, scopre che ha una recidiva della leucemia, di cui aveva già sofferto. Purtroppo per lui non c'è più nulla da fare. La mamma è disperata, ma i dottori decidono di organizzare in ospedale una festa a tema polizia, dato che il bimbo avrebbe voluto fare il poliziotto. Tutti i medici recitano per far realizzare il sogno del piccolo. La notte stessa Jasper parla con Conrad e gli chiede di prendersi cura di sua mamma quando lui non ci sarà più. Nella notte le condizioni del piccolo precipitano e lui purtroppo perde la vita, devastando sia la mamma sia i medici che l'avevano seguito. Nel frattempo Julian diventa sempre più amica di Devon e i due si avvicinano moltissimo. Intanto sta per arrivare la festa di Halloween e Mina invita Nick e sua sorella a prendere parte all'evento. The Resident 2, trama, terza puntata. Nick soffre di attacchi di panico. Il dottor Parrish deve passare la notte di Halloween in ospedale, mentre Nick e Jesse partecipano alla festa di Mina. L'infermiera però non si diverte affatto, ma continua a seguire dappertutto la sorella, temendo che possa assumere sostanze stupefacenti da cui era dipendente. Dopo poco Nick si sente male e svela a Jesse che da un po' di tempo sta soffrendo di attacchi di panico. Conrad invece deve occuparsi di una donna che ha degli incubi molto importanti che la portano anche a farsi del male. Quest'ultima inizia a soffrire di allucinazioni e si teme che possa essere schizofrenica. Alla fine si scopre che la causa dei suoi problemi è un tumore chiamato teratoma, che viene asportato con successo. Conrad, dopo la notte in ospedale, sogna sua madre cadere per le scale, mentre suo padre Marshall lo caccia, intimandogli di non avvicinarsi alla donna. È lui il responsabile di quello che è accaduto? Nick evita di parlare al dottor Hawkins dei suoi problemi con gli attacchi di panico, notando che anche lui vive un brutto periodo. Che cosa ne pensate di queste puntate? Marshall ha davvero fatto qualcosa alla mamma di Conrad? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.